Questo è il signor Frank Stranges, o Stranges, 1927-2008, è stato scrittore, autore, scienziato, ufologo e fondatore del Comitato Investigativo Nazionale sugli Oggetti Volanti Non Identificati, il NICUFO. Stranges ha tenuto conferenze sui temi degli UFO, dello spazio e dei fenomeni scientifici in tutto il mondo. Era considerato una delle principali autorità su questi argomenti. E gli viene in testa a Stranges di invitare un astronauta per parlare di quello che aveva visto sulla Luna. Nel 1976 invitò l'astronauta dell'Apollo 15, James Irwin, a parlare ad una convention sugli UFO in merito a quanto di strano aveva visto sulla Luna. E Irwin gli rispose: «Guarda, ho una pensione di cui preoccuparmi, ho una famiglia da mantenere e mi hanno detto di tirarmi completamente indietro da tutto questo, altrimenti quello che ha detto Giorgio». L'esperienza sulla Luna ha segnato, così come per altri astronauti, profondamente James Irwin, che è questo qui, foto che abbiamo visto anche prima. Infatti si convertì, divenne un cristiano profondamente credente, ricercatore biblico e addirittura predicatore. Dopo quel viaggio considerò più importante che Gesù avesse messo i piedi sulla Terra piuttosto che l'uomo i propri sulla Luna. E molti astronauti rientrati dalla Luna ebbero radicali cambiamenti di coscienza o profonde crisi esistenziali. Per cui la strategia della distrazione e della confusione ovviamente fa gioco al potere, il cui intento è nascondere la verità della presenza extraterrestre sulla Luna e ovviamente anche sulla Terra, impedire agli astronauti di parlare ed evitare di dover dare spiegazioni sul perché non siamo mai tornati sul nostro satellite naturale. Concludendo, non potremmo mai capire quanto spiegato in questa conferenza se non consideriamo un fatto fondamentale. La visita extraterrestre, l'ho detto all'inizio, è la verità più temuta dal potere che ha in mano il mondo. Lo hanno dichiarato loro stessi varie volte. Quindi solo in questa ottica è possibile capire il gigantesco depistaggio che è stato attuato sulla conquista della Luna, una manipolazione pervasiva e veramente maniacale che sfida la ragione e la logica se non consideriamo questo semplice fatto. Devono nascondere a tutti i costi la verità, cioè la visita extraterrestre. Questo è un fotogramma della prima conferenza stampa pubblica degli astronauti dell'Apollo 11, penosamente tristi e imbarazzati. Conferenza stampa del 12 agosto 69, erano rientrati a luglio, dopo la quarantena, al ritorno del loro viaggio lunare. Lì li hanno minacciati, gli hanno fatto il lavaggio del cervello: non dovete parlare o vi facciamo a pezzi, a voi, alla vostra famiglia, alla vostra carriera, che è quello che dice Irwin. Quindi gli astronauti avevano visto la verità universale e l'hanno dovuta tacere al mondo. Gli astronauti realizzarono, Giorgio dice, sono dei patrioti, sì, realizzarono che il loro governo era criminale. I tre astronauti del primo allunaggio umano non parteciparono mai più ad altri voli spaziali e dopo poco tempo hanno lasciato tutti la NASA. Credo Collins l'anno dopo, Armstrong 2 anni dopo e Aldrin poco tempo. Sono tutti andati via. Aldrin, lui è diventato taciturno ed è stato un maniaco ricercatore, è andato al Polo Sud, è andato nelle caverne, è andato nell'Aurora in Uruguay, cercava i posti dove c'è attività extraterrestre. Perché lui aveva visto la verità e la cercava. I tre astronauti, non pare, questo l'ho detto, tutti hanno lasciato la NASA. Quindi alcune parti del materiale delle missioni Apollo sono vere, altre sono state manipolate e altre, cioè foto che hanno cancellato, come quella che avete visto, la Luna grigia sovrapposta alla vera Luna, lo spazio intorno alla Terra cancellato, cioè le hanno manipolate, perché nello spazio evidentemente c'era qualcosa che loro non vogliono che noi vediamo, ma non lo spazio come lo vediamo da qui, lo spazio fuori dalle fasce di Van Allen, fuori dal campo magnetico terrestre. E solo gli astronauti della Luna hanno potuto vedere coi loro occhi che cosa c'è fuori e ne sono usciti quasi tutti sconvolti. Quindi tutto questo
manicomio per nascondere e depistare le incredibili scoperte della realtà extraterrestre fatte sul nostro satellite, ricattare gli astronauti che sono stati testimoni di cose incredibili che non potevano rivelare, pena appunto la distruzione della loro carriera e della loro vita. Quindi, ripeto, questo è il vero motivo per quale sono usciti dalla NASA, la scoperta che avevano servito un potere criminale. Quindi ritorniamo all'incipit di partenza: Satana regna sui più alti posti, determinando l'andamento delle cose. Noi abbiamo un potere gigantesco, il libero arbitrio e l'uso della causa. Se comprendessimo questo semplicissimo fatto, perché noi siamo sempre abituati a essere intrappolati negli effetti delle nostre scelte stupide. Quando c'è qualcosa che ci dà desiderio e ci attrae, non riusciamo mai a dire di no. Ci incasiniamo la vita e tutta la vita diventa un caos continuo di situazioni che vanno a finire sempre male perché non governiamo il desiderio. Siamo manipolati, ma se noi riuscissimo a dominare la causa attraverso l'acquisizione della scienza dello spirito, noi saremo liberi adesso, se lo vogliamo. Ma bisogna studiare. Chiudo con Neil Armstrong. Il 20 luglio del 94, celebrazione alla Casa Bianca, 25esimo anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla Luna con l'Apollo 11. Armstrong ha tenuto un breve discorso di appena 3 minuti, un discorso che, rivolgendosi a degli studenti presenti, ha concluso con delle parole enigmatiche per chi non sa, ma per noi che abbiamo visto sono chiarissime. E sono veramente belle, un modo in cui lui comunque, con una forma anche intelligente, artistica, filosofica, ha detto comunque la verità. Gliel'ha detta sulla faccia alla Casa Bianca. Il 20 luglio 1994 alla Casa Bianca erano presenti i 3 astronauti dell'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, per la celebrazione del 25esimo anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Ladies and gentlemen, welcome to this happy ceremony. I lavori sono stati aperti dall'allora vice presidente Al Gore, il cui discorso si è chiuso con una standing ovation ai 3 astronauti. Le celebrazioni si sono concluse con un discorso dell'allora presidente Bill Clinton. Era presente anche sua moglie Hillary e varie altre personalità. Neil Armstrong, nel momento in cui si è alzato per parlare, ha ricevuto nuovamente calorosi applausi dal pubblico presente. Il celebre astronauta, in conclusione del suo breve discorso di appena 3 minuti, rivolgendosi a degli studenti lì presenti, ha pronunciato delle enigmatiche parole. Ascoltiamone un estratto. Thank you, Mr. Vice President. Mr. President, members of Congress. Grazie, signor vicepresidente. Signor Presidente, membri del Congresso, colleghi astronauti, signore e signori. This week, America has been recalling the Apollo program. Questa settimana l'America ha ricordato il programma Apollo e rivissuto i ricordi di quei tempi in cui così tanti di noi qui, colleghi nelle prime file, erano coinvolti. Molti americani hanno fatto parte di Apollo, circa 1 o 2 su 1000 cittadini in tutto il paese. La nazione ha chiesto loro di fare l'impossibile, di immaginare, progettare e costruire un metodo per rompere i legami della gravità terrestre e dopo volare via e visitare un altro corpo celeste. Oggi lo shuttle spaziale vola sopra di noi con un equipaggio internazionale. Numerosi paesi hanno programmi spaziali internazionali. Durante l'era spaziale abbiamo aumentato la conoscenza del nostro universo di 1000 volte.
Oggi abbiamo con noi un gruppo di studenti tra i migliori d'America. A voi diciamo che noi abbiamo solo completato un inizio. Lasciamo a voi molto ancora da fare. Ci sono grandi idee ancora da scoprire, progressi disponibili per coloro che possono rimuovere uno degli strati protettivi della verità. Ci sono luoghi in cui andare che sono al di là dell'immaginabile. Quelle sfide sono vostre. In molti campi, non ultimo dei quali è lo spazio, perché lì giace il destino umano. A cosa voleva riferirsi Neil Armstrong quando parla di luoghi che vanno al di là dell'immaginabile? E cosa intende dire con la frase rimuovere gli strati che proteggono la verità? Forse quella verità che lui ha visto nel suo viaggio lunare e che non ha potuto rivelare al mondo? Quelle verità che sono state rivelate dai contattisti come Menger, Adamski e Siragusa? Forse per questo dice che nello spazio, cioè nel contatto con le civiltà di altri mondi, giace il destino umano? Grazie. Grazie, troppo buoni, grazie. È stato un bel viaggio, eh? Quel futuro ci aspetta con tanto amore, con tanta pace, perché questi esseri, per le piccole esperienze che ho vissuto e che vivo, sono di una bellezza estasiante. Sono belli, sono potenti, sono pieni d'amore, e ci attendono. Dobbiamo solo fare il nostro lavoro, che è quello di cambiare. Dobbiamo cambiare, perché così come siamo non andiamo bene. Noi terrestri siamo belligeranti per natura, basta la minima sollecitazione e subito ringhiamo e mostriamo i denti e siamo pronti a uccidere. Ti soffiano un parcheggio o altre fesserie, e questa situazione degenera sempre di più, quindi dobbiamo cambiare, non siamo adatti, così come siamo non andiamo bene. Non c'è nessun altro problema per loro, non c'è un problema politico, non c'è un problema economico, non c'è un problema religioso, c'è solo che l'essere umano della Terra è violento, è belligerante, dobbiamo cambiare. Questo messaggio loro vogliono che io vi trasmetta, poi rivelandomi la verità di cose che il potere vuole occultare.